fatto che abbiamo conosciuto noi con le tasse ci ha mazziati. Fino ad oggi, e oggi più che mai in tutta la storia repubblicana, oggi la tassazione è diventata una specie di dittatura in Italia. Siamo in una dittatura di prelievo fiscale, con dei minimi che sono al 47% e dei massimi al 70%. Cioè, questa è una dittatura, non è più dire vabbè, c'è un'economia dove ci sono anche le tasse. Siamo proprio in regime di dittatura del prelievo fiscale. Allora, in questo stato della Mozart Economics, cosa sono le tasse? E la risposta è altrettanto sorprendente. Nello stato della Mozart Economics, che ha come unica ragione di esistere quella di permettere a questo settore di sopravvivere in democrazia, diritti e prosperità, le tasse hanno come unica funzione quella di aiutare questa funzione. Non sono due cose contrapposte. Non c'è più nel nostro Stato da una parte la spesa e dall'altra le tasse. Quindi la finanziaria dice che quest'anno il governo ci spende tot, però poi ci tassa. Bla 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 bla. Non c'è più questo. Abbiamo detto che c'è solo questo come unico scopo costituzionalmente garantito dell'esistenza dello Stato. Le tasse non stanno più qua, dovrebbero stare qua dentro. Perché? Perché secondo la Mozart Economics, la tassazione, cioè il drenare beni finanziari dall'economia dei cittadini, deve servire unicamente a rendere migliore la funzione della spesa pubblica, cioè a renderla più efficace, a renderla più sana, più scientifica, più equilibrata. Perché? Perché quando questo signore crea il bene finanziario e lo mette qua dentro per garantire economia, diritti, prosperità e vita, deve però stare attento a come apre i rubinetti. Capite cosa voglio dire? Non è che, cioè, noi siamo una scuola di economia con uomini di una enorme levatura accademica e scientifica. Non è che noi diciamo, allora adesso la soluzione è che si aprono i rubinetti della spesa pubblica, siamo tutti felici, abbiamo una bella cascata di banconote dalle finestre non so, del Ministero del Tesoro e ci arricchiamo tutti. Non è una barzelletta quella che noi stiamo portando in giro per l'Italia. Stiamo parlando di economia, di macroeconomia. Quindi la spesa deve essere fatta in un certo modo, deve essere mirata, molto mirata e molto calibrata alla creazione di piena occupazione, di piena produzione di aziende, ma l'azienda non vuol dire solo il capannone o l'industria, vuol dire anche il bar, vuol dire anche lo studio dello psicologo, vuol dire anche il negozio di scarpe, l'ambulante, eccetera. Quindi, dicevo, deve essere mirata a creare la piena occupazione, aiutare la produzione aziendale e garantire ai cittadini tutti i servizi fondamentali per la democrazia. Ma questo rubinetto va aperto e calibrato. Quindi uno dei modi di calibrare questo rubinetto è usare le tasse. Ma capite la differenza colossale che c'è tra questo concetto di prelievo fiscale e il prelievo fiscale che noi conosciamo oggi? Lo abbiamo tutti trapalato in testa come una continua vessazione dello Stato contro di noi, contro l'economia privata. Raccontavo, non mi ricordo più se è stato ieri sera, perché sto facendo talmente tante conferenze che ormai si diventa tutto una, o quella prima, insomma, comunque raccontavo questa cosa quando ero bambino. Mi ricordo che mio padre mi veniva a scuola e mi portava a casa e all'orario di pranzo apriva sempre la cassetta la buchetta delle lettere, tirava fuori e mi ricordo questa frase che diceva sempre davanti all'ascensore: ecco, guarda, tasse, sempre tasse, tutti i giorni tasse, sempre tasse. Mi ricordo questa cosa. L'abbiamo in testa. Allora, capite la rivoluzione che ne stiamo proponendo? Le tasse non sono più quell'oggetto che voi avete sempre conosciuto. Spariscono da qua, entrano qua dentro e diventano un modo per rendere scientifico, calibrato, intelligente la spesa virtuosa di questo Stato per tutto il settore dei cittadini.
privati. Ma voi dite, ma come? Ci hanno sempre detto che le tasse sono assolutamente necessarie, cioè che devono rimanere qua e non entrare qua dentro, perché sennò qui come facciamo ad avere i servizi, gli ospedali, le strade, eccetera, 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 eccetera. Ecco che vi porto a un salto che è molto facile da capire a questo punto, su questo modello. Cosa abbiamo detto 10-15 minuti fa? Abbiamo detto che questo signore è monopolista della moneta, la fa lui la moneta, non la facciamo noi. Allora, andiamo al giorno 1 dell'esistenza di questo modello. Nasce lui, nasciamo noi. Noi non abbiamo il denaro, non lo possiamo creare, lui lo può creare. È gioco forza logica che noi dobbiamo prima avere il denaro dallo Stato, dello Stato. Gli americani devono prima avere i dollari di Washington, prima devono averli, poi Washington di tasse. Non può essere il contrario. È impossibile che la spesa dello Stato nasca dal prelievo fiscale dei cittadini. No, perché i cittadini non li possono fare i soldi. E allora prima devono avere la spesa e poi li si tassa. Ed ecco che abbiamo capito in tre parole semplicissime, e Keynes era uno che spiegava l'economia esattamente in questo modo, in quattro parole, ok, ma anche John Kenneth Galbraith, che disse una frase bellissima, ricordatela da tutti. John Kenneth Galbraith è stato uno dei maggiori economisti del mondo, fu consulente di Roosevelt, di Kennedy, eccetera. E lui disse una frase che non nell'università ovviamente non è più ricordata, e disse: se la gente si immaginasse quanto è semplice l'economia per gestire uno Stato, scenderebbe in piazza con i forconi. Lo disse allora, non con i forconi di adesso. È semplicissima la cosa. Allora, dicevo, è semplice capire, semplicissimo capire, che non può essere il prelievo fiscale a finanziare lo Stato. È esattamente il contrario. Lo Stato finanzia il settore privato, che poi versa le tasse allo Stato. Quindi, nel momento in cui io dico che queste tasse non devono più essere le tasse che noi conosciamo oggi, ma devono essere semplicemente uno strumento per rendere più virtuosa la spesa dello Stato, non tolgo un singolo letto d'ospedale, non tolgo un singolo asilo nido, non tolgo una singola assistente sociale, non tolgo un singolo servizio, non sottraggo niente di pubblico al paese, niente, assolutamente niente, perché ogni paese, ogni governo di con moneta sovrana, monopolista della moneta, può finanziare qualsiasi spendendo, non ha bisogno delle tasse, semplicemente perché è impossibile che le tasse finanzino lo Stato. Prima lo Stato spende e dopo ci tira via il denaro. Allora ecco che diventa possibile, e non una barzelletta raccontata, che noi concepiamo da oggi in questo Stato le tasse non più come una forma di finanziamento dello Stato, ma come qualcosa che viene preso o messo qua dentro e può essere usato a discrezione. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato, Roma, il Ministero del Tesoro, non è più strangolato all'idea di dire devo tassare perché, oddio, non abbiamo più le pensioni. Sono tutte balle. Le pensioni non sono finanziate dalle tasse, è una bugia. I ragionieri dello Stato a Roma lo sanno, sono uomini pagati per lavorare, non sono giornalisti, non sono intellettuali, non hanno mezzi per divulgare queste realtà, ma lo sanno. Non c'è una singola lira di tasse che ha mai finanziato una singola lira di pensioni italiane. Le pensioni non nascono in questo modo. Lo Stato può pagare le pensioni tranquillamente, semplicemente spendendo. L'unico motivo per cui lo Stato tassa per pagare le pensioni è un altro, ed è anche molto carino da sapere, è perché se ci fossero in questo settore stipendi pieni, cioè un dipendente prende lo stipendio pieno senza il prelievo alla fonte per la previdenza sociale, e i pensionati che prendono la pensione, quindi stipendi pieni di dipendenti, di lavoratori attivi e stipendi pieni di pensionati, avremmo una quantità di denaro eccessiva sul mercato per lo stesso numero di prodotti. Perché il pensionato ha lo stipendio pieno, ma non produce.
pieno, quindi ancora più soldi di prima. Abbiamo due pool di due gruppi di finanza che competono per un numero di prodotti limitati, quindi iperinflazione. Allora ecco che si pagano le pensioni facendo un prelievo in busta paga, solo per questo, ma non perché il prelievo in busta paga serva all'INPS per pagare le pensioni. L'INPS potrebbe domani smettere di fare il prelievo in busta paga e continuare a pagare le pensioni. Poi cosa succede? Abbiamo un'inflazione, ma è un altro discorso, ma non vuol dire che abbiamo bisogno delle tasse per pagare le pensioni. Allora ecco che torniamo sempre lì. Queste tasse possono essere messe qua dentro, usate in modo virtuoso, non finanziano una spesa dello Stato, non finanziano una spesa pubblica. L'unico compito legittimo di questo signore è creare economia, democrazia e prosperità qua dentro. E allora qual è la funzione delle tasse, oltre appunto a rendere più virtuosa questa freccia? È, come dicevo prima, non so se lo ricordate, di tutelare che questa solo quando questa spesa che mette beni finanziari e che fa partire e lavorare l'economia qua dentro, diciamo, ha fatto troppo bene, stiamo tutti troppo bene, le aziende sono al tetto della produzione e più di tanto non riescono a portare fuori, ok? Solo quando c'è un'occupazione assolutamente piena, zero disoccupati in tutta Italia. E allora a quel punto abbiamo troppa ricchezza finanziaria e le aziende sono alla piena produzione e non riescono a produrre di più. Quindi vuol dire altro che capannoni che chiudono, aziende, 140.000 aziende all'anno che chiudono. Abbiamo aziende che lavorano, che aprono filiali, eccetera. Solo a quel punto la tassa si deve usare per regolare verso il basso l'economia. Ma scusate, su 100 casi, su 100 possibilità, quante ne abbiamo che esista un'economia dove tutte le aziende lavorano, tutte, non c'è neanche un disoccupato in Italia, la produzione è pienissima, i mercati sono straripanti, stiamo tutti da Dio, quante possibilità ci sono qua dentro che cosa succede? Chi ha 70 anni qua, quante volte l'ha vista questa situazione? Mai, sostanzialmente mai. L'abbiamo un po' sognata, un po' sfiorata. Quindi l'aumento delle tasse in realtà in questo modello di Stato è un fenomeno raro che succede una volta ogni tanto, in casi eccezionali, quando questo signore dice devo regolare l'economia qua dentro perché è diventata troppo, insomma è obesa, ok? Allora ti faccio fare un po' di cura dimagrante e ti aumento le tasse, ma una volta ogni tantissimo. Quindi paradossalmente qual è la regola dell'esistenza delle tasse? Siccome questo settore, ho detto mezz'ora fa, comunque sempre soggetto a crisi, perché le crisi possono venire dall'esterno e spessissimo vengono dall'esterno, anche se ci fosse questo modello di Stato che ti protegge con la sua spesa, allora ecco che le tasse di regola vanno tenute basse o di regola vanno abbassate. Domanda: a cosa servono le tasse? Risposta: a essere abbassate. Questa è la macroeconomia della Mosley Economics. Questa è la realtà del prelievo fiscale. Vi state rendendo conto della distanza che c'è fra questo concetto di Stato, di prelievo fiscale, di spesa pubblica, e quello che conosciamo noi da quando siamo adulti, da quando siamo nati, da quando siamo persone che lavorano e vivono? È un altro mondo. È un mondo che vive su un'altra galassia. Ma non è che ce la siamo inventata noi perché la sera fumiamo delle cose strane e ci vengono in mente delle cose così. Guardate che questo signore, Kaleski, non so se si vede, uno dei veramente più grandi economisti del mondo, questo signore queste cose le diceva nel 1941. C'è un bellissimo saggio di Michael Kaleski del 1941 dove Kaleski analizza la situazione economica del momento in piena guerra, quindi con i deficit di bilancio, c'è questa freccia che si stava espandendo negli Stati Uniti in maniera enorme in Europa, dappertutto.